Si sono svolti lunedì 7 e 23 settembre i funerali di Paola Marella, morta 2 giorni fa a 60 anni a causa di un tumore contro cui combatteva da anni. Le esequie dell'architetto e conduttrice televisiva milanese, tra i primi volti di Real Time, sono state celebrate nella chiesa di San Marco, nella sua Brera. Durante la funzione, il marito Domenico ha preso la parola e anche a nome del figlio Nicola ha detto: «Sono stato egoista perché ho scritto che sei la nostra luce. Pensavo a Matteo suo fratello, pensavo a mio figlio e pensavo alla famiglia. Invece ieri ho scoperto che è la luce di tutti. È stata la luce degli amici, è stata la luce della sua Milano, è stata la luce di molta gente che non la conosceva. Non sapeva fare questo lavoro, faceva un lavoro normale. Ha nobilitato la professione, l'agente immobiliare, NDR, grazie alla sua serietà e integrità. Poi è passata alla televisione. Erano gli anni della crisi e sbarcare il lunario a Milano con le case era difficile. Le hanno fatto un'offerta, non pensavamo fosse capace e invece era il suo mondo. Era solare, era un'amica per tutti, un supporto. Grazie alla sua famiglia, ai suoi cugini che in realtà sono fratelli, ai suoi amici per esserle stata vicini. La sua luce resta, non dimenticatela, Alessandro Borghese. Siamo stati antesignani di questa nuova TV che ha preso piede 20 anni fa. Durante l'omelia il vice parroco, Don Luigi Garbarini, ha descritto Paola Marella come una donna dalla discrezione innata. Questa immagine di città dall'alto fa ripensare ai giorni ultimi di Paola al San Raffaele. Mentre la città sfilava, lei era ferma nel suo letto, nella sua eleganza, che mostrava senza sfilare, ha detto il religioso: noi non conosceremo mai le persone che abbiamo accanto, ma negli occhi di Dio non va perso nulla. Tutto si ricompone e, questo sguardo di ricomposizione, ci dà una grande fiducia. Tra i presenti al funerale di Paola Marella anche Alessandro Borghese, che con lei ha condiviso gli esordi su Real Time. Siamo stati compagni di viaggio e antesignani di questa nuova televisione che, tra il mondo suo dell'immobiliare e il mondo mio della cucina, ha preso piede 20 anni fa, ha dichiarato lo chef TV, è un'amica che se ne va. Ciao Paola, il marito e il figlio di Paola Marella, sostenete l'associazione Pancreas Center del San Raffaele. Prima dei funerali, la famiglia di Paola Marella ha condiviso un commovente post su Instagram. Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra forza. Se avete il piacere di ricordare Paola insieme a noi, vi invitiamo a sostenere, anche con un piccolo gesto, l'associazione Pancreas Center del Prof. Reni dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverata. Grazie per tutti i messaggi, per l'affetto e per i bellissimi ricordi di Paola che ci state donando in queste ore. Domenico Nicola.